È il solito Empoli, bello quasi da impazzire quando gioca al Castellani. Gli azzurri davanti al pubblico amico si esaltano, tanto che la gara della Regina dura una ventina di minuti o poco più. Eppure la squadra di Iaconi non aveva neanche cominciato male, creando persino qualche pericolo dalle parti di Bassi, soprattutto con Pagano. Empoli migliore per qualità ma anche per supremazia atletica e tecnica. In avanti, al fianco di Saudati, c'è Coralli con Ederri in panchina. Per il resto Campilongo insiste con il suo assetto base. La Regina perde il confronto a centrocampo. In quella zona Valdifiori, Vannucchi e in special modo Musacci fanno la differenza, costringendo i calabresi alla resa. Perfetto Musacci, alla fine il più bravo in campo, per qualità, conclusioni in porta e palloni recuperati. La rete arriva proprio dopo i tentativi del centrocampista e di altri compagni. Minuto 40, cross di Valdifiori, corrizzato, piantato in aria, a chiedere un fuorigioco che non c'è. Per Marianini è un gioco piazzare la sfera di testa alle spalle dell'ex Cassano. La Regina sparisce, i padroni di casa no, e con Coralli, poco prima dell'intervallo, sfiorano il raddoppio. Al rientro in campo delle squadre si capisce subito che la sfida è praticamente già conclusa. I ragazzi di Iaconi girano a vuoto, l'Empoli imperversa e con una gemma di Coralli mettono in cassaforte l'intera posta. Un gol fantastico, da fenomeno, un po' alla Shevchenko. Giusta e meritata a questo punto la sostituzione con Ederre. Bravissimo e sfortunato nel centrare la traversa. In pieno recupero l'arbitro Tomasi inizia il suo show inventando un rigore in favore della Regina inesistente per una presunta trattenuta di Antonazzo su Cascione, trattenuta da ultimo uomo con tanto di espulsione, rigore che Brienza però si fa parare da Bassi, e l'espulsione di Costa che ferma Eder lanciata a rete ignorando il vantaggio. Decisioni che comunque non cambiano la storia di una gara durata neppure mezz'ora. E questa era...